servire su Pesaresi, che riceve molto bene, poi sbertoli a cercare subito la pipe di Ishikawa, una soluzione che col giapponese esce sempre molto bene, Giorgio. Molto bene, questa, cioè, quando la ricezione è doppio più così perfetta, salto in anticipo di piano, in veloce. Asparuov ancora in battuta, carica il braccio, va forte Pesaresi, questa volta non benissimo, un po' attaccato alla rete, ma Sbertoli dà una gran palla, Murato Ishikawa al primo tentativo, e allora sul secondo Riccardo Sbertoli ci pensa lui, 5 pari. Bravissimo Sbertoli, c'era Zingel. Il suo float è ricevuto proprio da Magalini, spirito a cercare Aghenier, questa volta però il muro è quello di Milano, è quello di Matteo Piano. 10-12. E bravo Matteo Piano, perché sa benissimo che spirito con la ricezione buona, doppio più come in questo caso, primo tempo o pipe sono... Questo è un problema temporaneo, intanto si può giocare con Jensen che va a servire molto forte, Pesaresi risponde presente, poi Sbertoli a cercare Piano, che gran palla, a distanza ravvicinata ma coi tempi perfetti. Benissimo, bravo Matteo Piano ad anticipare molto bene sia col salto che con il braccio, e bravo Sbertoli a dargliela. 12-14. Sua classica rincorsa, poi il float ricevuto da Asparov, un po' lungo ma Spirito ci arriva bene, poi Zingel non riesce a chiudere il primo punto, Magalini la tiene viva dopo lo scontro a muro con Sbertoli, attacca proprio Magalini, fermato dal muro, Piano difende, Sbertoli a cercare Ishikawa che attacca morbido, e Jensen era un attimo più indietro, Milano chiude il punto dopo uno dei scambi più combattuti fin qui del match. Esatto, finora lo scambio più lungo. Bravissimo Ishikawa a giocare su questo mani dentro campo, ma bravo Matteo Piano, preso una... parte il numero 13, prova a forzare un po' di più Pesaresi, però risponde alla grande, allora cercate Ishikawa che riesce a chiudere il punto con facilità, qui molto bravo Sbertoli a liberare il giapponese e sbrale sui 4 metri. 4-9, Jean Patry al servizio, va a fortissimo Asparov, però risponde bene, poi Aghenier la tiene alta Ishikawa, deve alzare col bagger Pesaresi, Urnaut a trovare le mani del muro, ancora Asparov, gran difesa, Spirito col bagger, Magalini un po' infastidito dal suo palleggiatore, non riesce a chiudere l'attacco, regala la free ball e Milano chiude il punto, 5-9. 14 posto 1 in difesa, deve stare fuori dal muro. Serve intanto Spirito, Milano contrattacca con Ishikawa, questa volta fulminante l'attacco del nipponico, 6-10. Bella pipe, girata in zona 1 da Yuki Ishikawa, ottimo punto per l'Allianz Milano. 7-11, Magalini in battuta, serve forte, risponde bene Urnaut, poi arriva Patry dalla seconda linea, la piazza, gran diagonale del francese, 8-11. Bella palla veloce di Sbertoli al proprio posto, bravo il francese. 8-12, serve a Aghenier. Riceve Urnaut, Sbertoli a cercare proprio Urnaut che arriva dalla seconda linea, chiude la pipe alla grande, 9-12. Bravo Urnaut che fa vedere ai propri compagni che si riceve le battute float, si ricevono in palleggio e si propone benissimo in pipe e chiude il punto per il cambio palla. In battuta, parte il numero 13, prova a forzare, Pesaresi risponde alla grande, Daldello a cercare Ishikawa che arriva con la pipe fulminante, punto Milano, 13-20. Battuta. Prova a forzare Aghenier, riceve Urnaut, poi Daldello a cercare Cosamerni, gran difesa di Spirito che la tiene viva, regala però la free ball Verona, vediamo come la gestisce Daldello, torna da Cosamerni, questa volta il primo tempo funziona, al centro del campo, 16-23. Come abbiamo detto più di una volta, a Daldello piace dare primi tempi, è vero o no Lorenzo? Quindi, sì, anche qui ha dato sfoggio di 2 primi tempi consecutivi. Anche in questo caso non si è smentito. 16-23 al servizio Riccardo Sbertoli per l'Allianz. Il primo set point nelle mani di Jensen che va forte, Ishikawa lo riceve bene però, e allora questa volta è il primo tempo di Cosamerni che questa volta fa il buco per terra.